Sono onorato e orgoglioso di raccogliere questa lodevole iniziativa da parte della città metropolitana di Torino, che è quella di dare voce ai sindaci, perché mai come in questo momento di emergenza sanitaria i sindaci rappresentano il primo avamposto dello Stato. Noi siamo sempre stati l'ultimo baluardo della democrazia perché siamo la voce del popolo, siamo vicini alla gente, in modo particolare quelli che rappresentano le piccole comunità come la nostra. Anche noi in questo periodo di emergenza sanitaria non eravamo molto preparati perché siamo più esperti drammaticamente alle emergenze idrauliche, quindi abbiamo già vissuto diverse alluvioni, ma l'emergenza sanitaria non ce l'aspettavamo. Quindi abbiamo messo in campo tutte quelle azioni che ci sono state suggerite e imposte dai vari decreti, dagli esperti, dai sanitari, dai medici, dai virologi, dagli epidemiologi e abbiamo chiesto in modo sempre molto collaborativo alla nostra popolazione, ai nostri concittadini, di attenersi alle normative e alle regole. Una cosa importante che non abbiamo fatto è stata quella di mettere in campo della repressione, ci siamo semplicemente limitati a chiedere della collaborazione e fare prevenzione. Questo è stato ben accettato da tutti i nostri concittadini che in questo momento ci sono particolarmente vicini. Abbiamo creato un'ottima collaborazione con tutte le forze dell'ordine, che ringrazio in modo particolare sia per quanto riguarda la protezione civile, AIB della sezione di Rocca Canavese, che sono volontari, sono uomini e donne che stanno facendo veramente le acrobazie a ogni nostra richiesta, loro sono pronti a scendere in campo giorno e notte, ci affiancano e non ci fanno mai sentire soli. Forze dell'ordine, carabinieri, guardia di finanza, la polizia municipale. Attraverso loro siamo riusciti veramente a dare un messaggio di tranquillità alla nostra popolazione, perché quando ci vengono fatte delle richieste, ogni cittadino formula delle domande, dalla necessità più piccola a quella più grande, e ogni risposta non data è un fallimento percepito. Noi vogliamo fare in modo che nessuno rimanga indietro. Da questa emergenza sanitaria devono uscire tutti quanti sani e salvi. Ci siamo imposti di essere vicini. Tant'è che oltre a tutte le varie cose abbiamo donato 2.000 mascherine per ogni famiglia, abbiamo fatto le varie sanificazioni delle strade, degli ambienti pubblici, abbiamo messo in campo tutte le norme sanitarie per quanto riguarda il contingentamento, abbiamo stravolto il mercato settimanale con i corridoi, le transenne, gli accessi, le uscite, non ci siamo fatti mancare nulla. Lavoriamo 12 ore al giorno, sono qua col mio vice sindaco, con la giunta, ringrazio tutti quanti, anche i miei collaboratori per quanto riguarda il personale all'interno dell'ufficio di amministrazione. Abbiamo stravolto tutte le nostre abitudini, lavorano i dipendenti comunali, lavorano in smart working, insomma è tutto veramente molto difficile. Ma abbiamo fatto una cosa importante, abbiamo messo al centro di questa emergenza sanitaria le fasce deboli, senza dimenticare le famiglie, i bambini, le aziende, dalla più piccola alla più grande, le partite IVA, gli agricoltori, i commercianti, i ristoratori. Noi non lasciamo nessuno indietro. E abbiamo avuto una grandissima solidarietà per quanto riguarda gli aiuti alimentari alle fasce deboli. Abbiamo messo in campo tre azioni. Una, quella con i soldini che arrivano dal governo tramite i buoni alimentari. La seconda, tramite la spesa sospesa. Quindi con i negozi abbiamo raccolto dei generi alimentari di prima necessità che vengono donati alle persone bisognose che lo chiedono. Un grandissimo senso di solidarietà da parte di tutti i nostri concittadini. La terza operazione è quella di aprire un conto corrente tramite la protezione civile sul quale si possono fare delle donazioni e noi andremo a donare direttamente i soldi alle persone bisognose. Abbiamo messo in piedi questa cosa delle dirette quotidiane per fare passare un messaggio di vicinanza ai nostri concittadini che in una piccola realtà come la nostra sono abituati a incontrarsi al bar, a vedersi in negozio. In questo momento di restrizione di cui non si può uscire di casa, si trovano un po' spaesati e non hanno potuto mantenere le solite abitudini. Quindi gli abbiamo chiesto di uscire dalla zona di comfort e di usare l'amministrazione, quindi il sindaco, con i messaggini per poter comunicare tra di loro. Abbiamo messo in piedi e ottenuto un grandissimo successo con i disegni dei bimbi. Il sindaco ha mandato una lettera a tutti i bimbi dell'asilo, delle elementari, della scuola media. Ai ragazzi delle scuole medie ho mandato una lettera tramite email. A tutti quanti ho chiesto di mandare un messaggio alla nostra amministrazione, al sindaco,
che stanno iniziando ad arrivare e quando sarà tutto finito faremo una grande festa. Quindi il messaggio è uniti, ma distanti e mai arrendersi. Grazie, buona giornata a tutti.